Cari fedeli tutti, una bella notizia per tutti quanti noi che in questi giorni abbiamo desiderato, in questo tempo abbiamo desiderato partecipare all'Eucarestia, mangiare il corpo di Gesù. Ecco, da domani riprendiamo con uno spirito nuovo, con una linfa nuova e forse anche con un desiderio nuovo l'Eucarestia qui in Basilica. Ecco, fino a poco tempo fa, in questi giorni l'avete ascoltata, avete partecipato all'Eucarestia attraverso la TV, attraverso i social. Che bello! Oggi l'Eucarestia la possiamo partecipare anche attraverso, ecco, il nostro stare fisicamente in Basilica. E innanzitutto volevo comunicarvi, come già potete vedere sulla pagina Facebook della Basilica e dell'Oratorio, un po' quali sono gli appuntamenti che ci ritroviamo a vivere. Riprende nella semplicità la nostra vita comunitaria, in modo particolare con le celebrazioni feriali alle 7:30 del mattino, alle 9:30 al mattino, e poi nel pomeriggio abbiamo la solita bella nostra celebrazione serale, alle 19:30 il Santo Rosario, alle 20 l'Eucarestia, che anche in questo tempo nel quale riprendiamo la nostra vita comunitaria potrete seguirla anche attraverso la pagina Facebook della Basilica e, grazie alla collaborazione di TV City, anche su canale 113 del digitale terrestre. Ci sarà una piccola aggiunta per la messa della domenica, perché poiché anche se la nostra Basilica è grande, ma anche la partecipazione maggiore delle persone, quindi avremo una piccola novità: bisogna accedere ad un'applicazione Eventbrite, che grazie alla collaborazione anche dei nostri giovani, di Vincenzo Nocerino, ecco, possiamo prenotarci alla messa. E forse è brutto dire prenotarci ad una messa, perché la messa è un sacramento, la messa è un momento bello, ma ecco, è un modo per poter partecipare, ecco, in maniera sistemata, e anche in modo che non possiamo affollare un'unica celebrazione, ma ecco, ben distribuirci in tutte quelle che sono le celebrazioni che mette a disposizione la Basilica. E quindi anche la domenica abbiamo la possibilità di prendere parte alla messa, alla prima messa delle 8, delle 10 e mezzogiorno, mentre al pomeriggio abbiamo la possibilità di prendere parte alla messa delle 18 e quella serale, che non cambierà almeno per tutto questo mese di maggio, delle 19:30 il Rosario e alle 20 la Santa Messa. Onoriamo ancora così in questo tempo la Madonna nel mese di maggio, che ci accompagna in questo tempo pasquale. E poi per l'applicazione Eventbrite vi daremo delle maggiori informazioni, anche come accedere, come prenotarsi in settimana. Ci sarà un video tutorial che ci guiderà passo passo per prenotarci, entrare all'applicazione e prenotarci alla Santa Messa. Per quanti non possono accedere alla pagina internet, per quanti non hanno possibilità, possono chiamare il numero della Basilica e semplicemente chiedere di prenotarsi, di confermare un orario della messa. Ecco, c'è bisogno di una maggiore collaborazione adesso, attenzione, collaborazione. Ecco, sappiamo bene in questo tempo tutte le indicazioni che ci stanno dando di usare la mascherina, i guanti, il metro, 1,5 metri anche per la distanza. Come vedrete poi in Basilica sarà tutto disposto attraverso un tallogino verde che ci darà, ecco, la possibilità di indicare il posto dove noi possiamo sederci. Ecco, ma senza preoccuparci, importante che noi cerchiamo di collaborare, la collaborazione è bello, perché ritorneremo a celebrare qui all'altare maggiore, ritorneremo alle nostre celebrazioni, in modo particolare ritorneremo a contemplare e a pregare il nostro Santo Vincenzo Romano, che ci dice, ce lo ricorda in modo particolare in questo tempo, di fare bene il bene e di dare la testimonianza di noi cristiani.